La vitamina D, detta anche vitamina del sole, è probabilmente la vitamina più sottovalutata a livello di funzioni rispetto a tutte le altre. L'applicazione più conosciuta è quella legata all'osteoporosi. Difatti, questa vitamina ha un ruolo fondamentale nel metabolismo del calcio, ovvero nello specifico regola l'assorbimento intestinale di quest'ultimo. Un altro rapporto fondamentale è quello tra vitamina D e sistema immunitario. Cerco di spiegarlo con parole più semplici possibili. Allora, i virus, i batteri, i funghi hanno un antigene che può essere definito come il loro numero di targa, una sorta di numero identificativo. Dentro di noi poi abbiamo delle cellule chiamate dendritiche che hanno il compito di leggere questo numero ed inviare poi le informazioni al sistema immunitario, in modo che questo organizzi una risposta precisa e mirata contro questo agente patogeno esterno. E in tutto questo la vitamina D che ruolo ha? Bene, allora c'è da sapere che le cellule dendritiche hanno un recettore chiamato DVR che è specifico per la vitamina D, che nel momento in cui questa si lega al recettore ne stimola la maturazione molto più veloce. Questo fa sì che noi possiamo ottenere una risposta immunitaria molto più rapida e molto più efficace. Parliamo adesso di integrazione di vitamina D. Prima di integrare però bisogna conoscere quanta vitamina D abbiamo nel corpo. L'unico modo possibile sono gli esami del sangue. Una volta fatti questi avremo i nostri dati che dovrebbero essere compresi tra i 30 nanogrammi millilitro e i 100, considerato il range normale. Se invece siamo al di sotto, siamo insufficienti di vitamina D con un sistema immunitario probabilmente molto deficitario. Sopra i 100 è considerata tossica, che può causare episodi di emicrania, nausea. Il mio consiglio comunque è di tenerla molto più alta dei 30, in circa 50, 60, 70 è un buon livello, sia se voglio avere una risposta immunitaria molto buona, sia se voglio ottenere un contrasto efficace all'osteoporosi. Però va detto che in questo caso la vitamina D sola non è sempre efficace, va aggiunta a un complesso di integrazione che comprende calcio, magnesio e la vitamina K. In questo modo riusciremo a avere dei risultati e dei benefici esponenziali. Perché vi ho parlato di integrazione di vitamina D? Beh, dovete sapere che tramite l'alimentazione ne otteniamo circa il 10%, il restante 90% va autoprodotto dal nostro organismo dopo l'esposizione alla luce solare. Per farvi un esempio pratico, ci vogliono circa 20-30 minuti di esposizione al giorno per autoprodurci la vitamina D necessaria. Quindi è capibile come questo sia molto facile da ottenere nei mesi caldi e molto più difficile invece nei mesi freddi, dove si andrà incontro a una probabile carenza di questo micronutriente. Quindi il mio consiglio è quello di fare sempre un piano di integrazione, soprattutto invernale, per riuscire a sopperire la carenza e contrastare tutti quelli che sono i malanni stagionali.